parla di raccontare il bene, cos'è il bene secondo lei? Dal punto di vista professionale per me il bene è fare bene il proprio lavoro, quindi avendo al centro sempre la persona di cui si sta parlando. Quindi se tu devi fare anche solo un pezzo di cronaca, comunque devi avere presente che di fronte a te stai raccontando le storie di una vita, le storie di persone che vivono veramente nel mondo, e quindi devi dargli rispetto, devi dargli ascolto e devi interagire con il suo dolore eventualmente. Lei è l'autore del libro 100 ripartenze, ci può dare un consiglio su come ripartire? Per ripartire bisogna avere due punti di riferimento. Il primo è che la condizione dell'uomo è una condizione segnata dalla fragilità. Tutti noi abbiamo vissuto dei momenti di fatica, di fragilità, perché appartengono alla natura umana. L'altro elemento da tenere presente è che la fragilità che tutti abbiamo però non ci definisce, noi siamo più del nostro limite. La filosofa tedesca Hannah Arendt ha scritto: gli uomini, anche se devono morire, non sono fatti per morire ma per ricominciare. Quindi tutti noi abbiamo dentro di noi un afflato, un desiderio di ripartire, di ricominciare la vita anche quando siamo davanti a momenti difficili. Come è possibile questo? Nel libro ci sono tanti esempi di quelli che io chiamo testimoni di speranza, cioè persone che possono ridare attraverso la loro testimonianza un senso a tutte le cose della vita, comprese i momenti difficili, compreso il significato della sofferenza, della malattia e anche della morte. La moltiplicazione di questi punti di luce, di questi testimoni di speranza, è la via per la ripartenza di ciascuno di noi. Quanto possono incidere le notizie, le buone notizie nella vita di ognuno di noi? Beh, le buone notizie possono cambiare la vita di ciascuno di noi, nel senso che hanno proprio un potere trasformativo, perché ci aiutano a guardare la realtà con un approccio diverso, con uno sguardo diverso. Io faccio la giornalista da più di 30 anni, ho iniziato all'Avvenire, da 29 anni sono al Corriere della Sera, mi sono occupata per tanti anni di politica e di cronaca amministrativa, e lì si faceva fatica a trovare le buone notizie. Poi però abbiamo pensato che fosse giusto dare spazio alle buone pratiche del nostro paese, perché le buone pratiche del nostro paese rappresentano proprio un modo diverso, più sostenibile, più coeso, più anche gioioso di fare tutto, di fare scuola, cultura, politica, economia, e quindi abbiamo pensato che il Corriere della Sera dovesse raccontare anche questa parte di realtà. Come mai molto spesso si predilige il raccontare le notizie negative e lasciare in secondo piano quelle positive? Perché hai molto ragione, questo è proprio un problema del giornalismo. Pensa che si diceva, quando io ho iniziato nel Paleolitico un sacco di anni fa, si diceva che per vendere i giornali ci volessero le tre S: sesso, soldi, sangue, che la gente fosse attratta soltanto da quel tipo di notizie di nera. In realtà noi con l'esperimento di Buone Notizie abbiamo visto che non è vero, anzi oggi forse siamo tutti, e soprattutto parlo degli adulti, siamo tutti stanchi di sentire soltanto cattive notizie, abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati, di aprire un po' il nostro cuore alla speranza. Quindi oggi ancora più di prima abbiamo cercato di rovesciare questo paradigma e di dimostrare invece che anche le buone notizie possono far vendere un giornale. Le belle notizie che hai raccontato, qual è quella che predilige? Questa è una domanda difficilissima, perché ormai buone notizie, cioè dal 2017 ne ho raccontate tantissime di buone notizie. Diciamo che a me piace molto raccontare le storie dove ci sono i giovani che sono protagonisti di capacità di bene. Per stare qui a Catania abbiamo raccontato più volte l'esperienza delle officine culturali, abbiamo raccontato le belle esperienze che ci sono a Librino, e quelle mi danno molta soddisfazione, anche perché io sono mamma, ho due figli più grandi di voi, un po' di anni più di voi. Vorrei poter pensare che il mio mestiere ha contribuito, anche se un po' molto in piccolo, almeno un pochettino, ha contribuito anche il mio mestiere, anche il nostro giornale, a rendere questo mondo più bello e più accogliente, insomma, per lasciarlo ai miei figli e quindi anche a voi un pochino meglio di come lo stiamo mettendo adesso. Come si può raccontare il bene? Si può sicuramente raccontare in tanti modi. Io lo racconto con un giornale, quindi fondamentalmente attraverso storie, attraverso testimonianze di persone che accettano anche di aprirsi su un lato molto personale della loro vita, che è la fede, e quindi accettano di raccontarsi un po' cuore a cuore, quello che è un po' il tema della,
della giornata di quest'anno, no? Il cuore parla al cuore. E le persone sono pronte ad ascoltare il bene? Ah, questa è una buona domanda, perché in realtà noi non sappiamo tutte le persone che vengono in contatto con quello che noi cerchiamo o altri cercano di raccontare in termini di bene, però io penso di sì, perché siamo talmente pieni di una comunicazione tossica, anche spesso aggressiva, che abbiamo bisogno anche di storie positive, di storie che ci fanno riflettere e che ci stimolano anche a nostra volta al bene.